Un ospite ci aspetta a Roma, subito lo saluto, è con noi Mauro Vaglio del Movimento 5 Stelle, candidato all'uninominale del Lazio e anche presidente dell'Ordine degli Avvocati di Roma. Buon pomeriggio, avvocato. Buon pomeriggio a voi. Lei è una di quelle figure della società civile, no? Si dice così, che hanno scelto di affiancare il Movimento 5 Stelle. In queste ore ne stiamo sentendo tanti di nomi, anche per quanto riguarda i famosi ministri di cui fra poco parleremo. Voglio subito chiederle come mai questa scelta? La scelta è stata su un invito di dare una disponibilità da parte di un componente del Movimento 5 Stelle. Ho riflettuto e alla fine, in virtù anche dei valori che contraddistinguono questa forza politica, principio di onestà, legalità, rapporto umano con il cittadino italiano, ho deciso di accettare. Senta, avvocato, sa benissimo che in queste ore ancora, no, bufera di polemiche sul movimento per questa scelta di presentare al Quirinale. Prima addirittura c'è stato un tentativo di andare direttamente dal presidente Mattarella, poi con una mail. Questa ipotetica lista di ministri a 5 Stelle, un gesto irrituale secondo alcuni, insomma quelli più morbidi, addirittura surreale o fuori dal mondo per altri. Ecco, secondo lei si tratta di cortesia istituzionale, dice Di Maio, o piuttosto di una mossa politica anche intelligente? Guardi, intanto non mi risulta che ci sia stata una richiesta di incontro direttamente col Presidente della Repubblica. Il gesto è assolutamente di rispetto istituzionale. Il candidato Premier del Movimento 5 Stelle, Luigi Di Maio, ha ritenuto, ed è giusto a mio parere, di dover sottoporre prima di presentare al pubblico la lista dei ministri che saranno indicati appunto dal Movimento 5 Stelle, di presentare allo staff del Presidente della Repubblica, al Quirinale, questa ipotesi. Ed effettivamente è un gesto di grande cortesia istituzionale, perché siamo a conoscenza, io per primo come giurista, ma il nostro candidato Premier, che la Costituzione prevede una procedura ben determinata. Quindi questa sarà la procedura che sarà seguita ove, come ci auguriamo, il Movimento 5 Stelle dovesse essere il primo partito, il partito più votato dagli elettori italiani, gesto che appunto sarà ritualmente proposto dopo le elezioni. Ma vi accreditate come quelli che già hanno vinto? Sapete benissimo che poi non funzionano così le cose, soprattutto con questa legge elettorale. La legge elettorale è particolare, è nuova, vediamo che cosa succede. Noi abbiamo prevenuto quello che è un'eventualità, una possibilità. Siamo molto ottimisti e devo dirlo in prima persona, visto che sto girando il mio collegio in modo molto, molto assiduo in questi giorni, sono ottimista. Sì, ottimista sì, però c'è anche un altro piccolo punto che per quanto vadano bene le cose, ora è chiaro, c'è l'ipotesi di oltre il 40% che chiuderebbe tutti i discorsi, ma per quanto vadano bene è molto probabile che ci sia bisogno di parlare con altri, anche con in mano questa lista di ministri, insomma, che sembra un po', ripeto, una trovata politica, perché diciamoci la verità, se comunque poi bisogna trovare degli alleati perché così spinge il sistema, poi quella lista dei ministri dove finisce? In fondo immagino che una certa apertura, un eventuale alleato ci sarà anche in termini di nomi di persone al governo, immagino, o non è così? Allora, premetto che come movimento non dobbiamo rendere conto a nessuno, al nostro interno non abbiamo assolutamente spartizioni da fare, quindi questo è il primo punto fondamentale, al contrario di altre forze politiche. Per quanto riguarda il poi, vedremo quale sarà il risultato, il nostro candidato Premier è stato molto chiaro e preciso. Noi abbiamo un programma, abbiamo dei punti sui quali si può discutere con eventuali altre forze politiche.
Non ci si fida di queste altre forze politiche, tuttavia, laddove si sottoscrivesse un accordo ben definito su punti importanti per il popolo italiano, si vedrà come andare avanti. Anche con gli odiatissimi del Partito Democratico? Guardi, non ci sono odiatissimi del Partito Democratico, di Forza Italia. Abbiamo un'apertura totale per chi vuole aderire alle iniziative per il popolo italiano, per l'Italia, affinché l'Italia ritorni un paese ad alto livello. Avvocato Mauro Vaglio, la ringrazio davvero allora per essere stato con noi oggi pomeriggio al TG Com.